la porta da sola si è chiusa. Da sola. Da sola. È magica. Ma che magica! Ariel, tu non ti rendi conto, sarà stata la corrente, che magica! No, senti, mica c'ha la porta elettrica, te senti, mica. Ma non è la porta elettrica, la corrente d'aria che ha fatto chiudere la porta, la corrente d'aria. Ha venuto lei? Chi è lei? Chi è venuto? Ha venuto a casa tua Ilaria che ha schiacciato molto. Ilaria? Chi è Ilaria? La corrente d'aria. No, Ilaria. Io ho detto Daria, non Ilaria, Daria. Ah, Daria. Corrente d'aria, non Ilaria. No, Ilaria. No. Scusi signore, ma io tutta sta gente a casa tua non l'ha vista, dava solo io. Eri io da sola, aperta la porta, non c'è nessuno, si è chiusa la porta. Se si è chiusa la porta? Con la chiave dietro? A chi? A te! No signore, io mica c'ho il buco con la chiave dietro, scusa signore. Ariel, ma non sei tu che devi avere il buco della chiave, è la porta che hai il buco. No, io il buco ce l'ho, ma non è per la chiave. È una tua esclusiva, Ariel, quello ce l'hanno tutti quanti. Ma non ne parliamo, sì, perché sì, sì, pensa che ce l'ho pure io quello. Sì. E ci mette la chiave adesso? Ma che non lo sai, non ci metto la chiave. Se mi deve arrabbiare, sta a casa tua, se piace mettere la chiave là, niente. Ma che sta a casa mia? A me non mi piace mettere la chiave là, non ti mettere queste cose. Lascia stare gente. Ma che lascia stare gente? Capiscono male poi. Devi vergognare. Ma non mi vergogno, io non ci metto la chiave lì dentro. Uno è a casa sua. Ma che è a casa sua? Ma invece vieni dentro casa con sta chiave così che poi mi schiaffeggiate. Non hanno detto signor Maurizio Costanzolo che ognuno Costanzolo vivere. Costanzolo. No. Costanzolo. No. Lo? No! Costanzolo? No! Lo Costanzolo? No! Hanno detto che ognuno a casa sua, dentro la polenta domestica, la polenta vive tutta la sessualità tua come vuole lui, signore. Vive? Se ti piace la chiave, ti piace la chiave. Ma non mi piace la chiave! Vive! Sì, signore. Vive! Nessuno beve! Chi gente del spettacolo sopra sì, tutta a sinistra, signore, sai? Sinistra, sinistra. A me piace la donna e ti piace la chiave. Ma non mi... a me non mi piace la chiave, a me piace la donna. Sì, signore. Capito? Sì. Ma che lascia stare? Sì. Lascia stare tu. Chi gente, signore. Ariel. Io dopo, signore, la porta stava chiusa. Stava chiusa. Io andata alla porta, ha suonato, ha fatto... Ho detto, chi è? So io, non si è aperta stavolta, signore. Ma l'ha fatto una volta. È rimasto chiusa, È rimasto chiusa. Sì, signore. E mo come fanno? Allora io dopo ha chiamato Fabbro, signor. Fabbro. Chi ha chiamato? Tutti e due, signor. Dito lui, signor, uno grosso. È grosso. Ha arrivato Fabio Fabbro grosso, c'ha paura quando l'ha vista, c'ha paura, signor. C'ha paura. Picchi è grosso, bro. Ma non devi avere paura. Allora, perché se mi è così, signor. C'ha il piede grosso, c'ha la mano grossa, la testa grossa, tutto grosso, signor. E vabbè, è grosso. È andata verso la porta, io ho detto, guarda signor Fabio Fabbro, scusa, la porta si è chiusa da solo, mi ha fatto, levete. È andata la porta, signor, da solo. Da solo. Da solo, da solo, da solo. Ha fatto così. E l'ha levata, signor. Io è rimasto abbibito così. Diventa la porta di casa questa. Sì, io mi divento tanto a casa tua, io ride sempre. Io ride quando sta a casa tua, perché mi piace lavorare a casa tua, sei io contenta, ride. Ariel, io non rido per niente invece. Perché non c'era, se no le devo pure tu, perché io non l'ha vista mai. Uno che da solo lava la porta così, ma signore. Come? Dopo è venuto lui da me. Così signore, mi avvicina lì, ha fatto pietà, Fabbro, ma aspettila, che pietà! Signor, con titolo così, titolo. Titolo no! Titolo no! Non lo titolo! Titolo! Titolo no! Lo dito, signor! Non lo dito! Non è pugliese, lo dito! Lo dito è pugliese! Chi? Lo dito! No, lui è Fabio Fabbro, non lo sai, signor. Ma Ariel! Pugliese? Lo no, non è pugliese! Pugliese è un'altra cosa. Se lo dito è pugliese. No, il titolo non è pugliese. Il pugno è pugliese. Il titolo. E io c'ha paura che mi dava. Ma no, no Ariel. Non stava zitto, signore. Ma te non sta zitto. Allora mi ha detto così, ho detto adesso da 200 euro a me, signore. Io ho detto, io da Fabio, non ce l'ha 200 euro.
Vabbè. Fare male. Ma non ti deve fare male. Ah, lui ha detto, allora io botto la botta, quando tu botta i soldi, le botto la botta. Sì. La ribotta è mago. No, si è portato la porta. Si è portato la porta. Sì, sì, niente. E adesso al posto della porta, che cosa c'è rimasto? C'è buco, lo segno. Buco, no. C'è un buco, signor. No, buco! È aperta, signor. Ma come aperta? Non c'è niente. Ma come c'è niente? Quindi adesso può entrare chiunque. No, signor, perché io prima di andare via ho messo un cartello con scritto per voler entrare e picchi non c'è nessuno, signor. Sanno tutti che dentro non c'è nessuno. No, io sì, mi ha messo un cartello grande. Ah, grande. Se mette bicchierino dice non l'ha visto. Non l'ha visto, ma io dico adesso va a prescindere dalla porta, ma te non ti viene. Ah, io gliel'ho detto, signor. Lui ha detto io quando va giù, ho detto no con l'ascensore. Picchi l'amministratore ha detto che si è preso troppo. Ma l'amministratore che pesi troppo è da prescindere dalla porta. Gliel'ho detto io, con l'ascensore no, va giù con la scala, picchi, si è preso troppo. A prescindere! L'ha detto, prescindere con la porta, vai giù con la scala, signor. A prescindere, non per scendere! Sempre giù, Apollo, signor. Vabbè, ma te, lasciamo stare, dentro casa è tutto a posto? Dentro casa è tutto a posto? Che insomma? Insomma? Sì, c'è pure lui, certo. Come c'è pure lui? C'è pure te. Pili. Quando è sono dalla botte stava a stirare il ferro bollente. Col ferro bollente. Allora ha detto che fa? Che fa? Se lascia il ferro bollente da solo è pericoloso. È pericoloso. Picchi se è pericoloso, se svampa se lascia. Se svampa se lasci da solo. Cioè succede tanta disgrazia. Vabbè, ha detto da Maurizio Costanzolo che è... Ma Costanzolo no! Ha detto lui Costanzolo. No, ha detto lo! Né dettolo né Costanzolo! L'ho detto? Non l'ho detto, l'ho detto a volte. Tu gliel'hai detto a lui? No, io non gli ho detto niente! Ma tu gliel'hai detto che... No, gli ho detto niente! Se, signor, se ha detto che sta lascia fare da stile bollente da solo, è pericoloso. È pericoloso. Succede disgrazia. Disgrazia. Allora ha detto, come fa? Come fa? Se aspetta che se la fredda ferro risponde alla botta, va via quello che ha suonato. Va via quello che ha suonato. Ha detto, come fa? Come fa? A freddare il ferro da stile prima. Come fa? Se deve freddare prima. Come fa? Cioè figli liberi, lo mette no, a figli liberi. No. Ha detto figli liberi, il signore ci ha messo il ferro da stile dentro, ha chiuso lo sportello, si è sbombato, signore. Ha sbombato figli liberi tuo, signore. Da solo, signore. Da solo? Ma come da solo? Sei sciolto tutta la guarnizione per terra. Sul cotto! Si è cotto tutto, si è cotto, signore. Il pavimento si è cotto. Si è cotto? Il pavimento? Cotto? Io non l'ho assaggiata, non la sa se niente. Ma come fa a assaggiare il pavimento? Quella è. Sono maioliche! Le mangi te? Ma non le mangio io, non le mangio le maioliche! Sono fatte. Maioliche! Sì, signora, certo, signora. Picchi hanno detto a Maurizio Costanza che se vuole vivere sensuale da te. Ma lascia stare, se voglio vivere sensuali da mia! Se piace il pavimento, ma non mi piace il pavimento a me! Sì, signora. È una cosa prima morbida, poi va in forno. E certo, sì. Vabbè, certo. Va bene, Ariel. Sì, signor. Dopo ti hanno fatto figli liberi. Il frigorifero? Sì, signor. Cioè, questo mi ha rovinato il pavimento nuovo, l'ho pagato l'occhio della testa, mi ha rovinato un frigorifero nuovo con dentro un ferro da stiro che era l'ultima generazione dei ferri da stiro nuovo, tutto rotto, dentro al frigorifero. E i pesci? E i pesci? Come i pesci? Che vuol dire i pesci? I pesci, signor. I pesci. Pesci che uno dall'acqua. Non mi fa l'imitazione dei pesci, non mi fa l'imitazione dei pesci! Tu non insegni a dette pesci che nuota all'acqua. Quello è il pesce nuota all'acqua, guarda un po', non vola il pesce, nuota all'acqua il pesce. No, il pesce non vola. Signor. Non vola? No, signor. Nuota all'acqua. Picchi, tu vedi i pesci che vola? A secondo te io vedo i pesci che volano. Stai fumando l'insalata che sta a figli di pazzi. Stai zitto. Tua. Sta zitto! Sa nessuno. Non lo deve sapere nessuno. C'ha il microfono, te sento. Non si fa. Non si fa. Noi ci guardiamo gli occhi, diciamo. Cioè, non è vero, signor. Non è vero. Ma no, Ariel, per favore, lascia stare questo argomento. Però una volta che l'ha fumata ha visto un gatto costipato. Era un cane. Cazzo, un cane. Sì, sì.